una villa enorme e con molti misteri. Il signore di Arcore fece costruire un gigantesco mausoleo per ospitare le spoglie di quella che lui chiamava, alla stregua degli antichi romani, la gens berlusconiana. Nessun riferimento alla religione, ma piuttosto simboli esoterici, catene, fregi, teste di animali. Uno scalone porta sottoterra, la tomba del capo. In una stanza accanto, i loculi per chi l'ha accompagnato nell'avventura terrena. Non la sua stirpe però, ma l'avvocato Previti, il dottor Dell'Utri, il dottor Confalonieri. A costruire la grande opera, uno dei più richiesti scultori del mondo, Pietro Cascella, che vive e lavora a Fivizzano, nella Lunigiana, in un antico castello. Mi pare di ricordarmi che lui mi disse: senti, io vedo da questo punto della vita che vorrei, ho perso il padre, vorrei che tu ti occupassi un po', anche che sei mio amico, perché poi questa è la verità, ti occupassi un po' anche di questa cosa. Lui mi disse: non farmi una cosa mortuaria, con le falci, le morti, i teschi, gli scheletri, tutto quell'armamentario cimiteriale. E allora io ho detto: vabbè, pensiamo all'alto, al cielo, tanto noi andiamo per in là, no? Si dice così, andiamo lì fra quelle stelle lassù. E allora ho fatto questa cosa che si chiama anche volta celeste. Poggio il sotterraneo, dove si, qui c'è una scala, qui la terra è a questo livello, qui c'è una scala che scende così. Questo non è proprio quello che poi abbiamo seguito, è meglio. E qui scende, c'è questo interno, e si accede lì. Qui si entra, si accede. Ora però, nella realtà, qui sono due bassorilievi, ce n'è uno solo, e c'è una porta scorrevole di pietra che accede a un corridoio, dove saranno le sepolture vere e proprie. Uno entra qui e qui c'è questo fregio, vede questo fregio qui, con una catena così, e questi ganci che è la famiglia uno dietro l'altro. E qui c'è una tomba più importante. Ma le varie, come saranno le porte? Dietro, non ci sono qui, qui c'è solo questa. Qui c'è una specie di corridoio di contro quel spazio, entro cui ci sono queste, i loculi, insomma, dove andranno a finire. Sì, ma questo lo fa uno che se ne intende, io ho fatto lo scultore, non faccio il becchino. Berlusconi io penso che è un artista, perché ha un animo fantasioso intanto, e come tutti gli artisti qualche volta le fantasie sono giuste e qualche volta no. Ora, un artista può sbagliare una scultura, la butta via. Un politico è più delicata la cosa. Questo un po' di malizia ce la devo mettere, amorosa malizia. Agli ospiti della villa, Berlusconi amava far balenare la possibilità di un loculo. Si racconta che lo chiese pressantemente il giornalista Emilio Fede, ma che venne lasciato in stand-by. Indro Montanelli raccontò che anche a lui un loculo venne offerto, in cambio di eterna fedeltà, ma che rispose: «Domine, non sum dignus». Anche a Gorbaciov la tomba venne fatta vedere e il leader sovietico ne fu molto impressionato. Ho costruito quartieri, città, eccetera. Per fare una passeggiata, per vedere un'opera del più grande scultore italiano. Vale la pena che lo vedano, no, è bella, è un... dica che credo, che è una cosa, tanto per fare due passi, no? Siamo proprio in Giamusci, ascolta. Da casa Jedesh... con la luce. E giù con la luce.
penso che gli studenti del primo corso o al secondo. Naturalmente il mausoleo era del tutto fuori legge. Il catasto di Arcore lo catalogò come deposito di materiale inerte. Ma da quando Berlusconi divenne presidente del Consiglio, in una piega di una legge venne considerato il suo desiderio di seppellire lì i suoi cari. Poi non se ne seppe più niente. La villa di Arcore, come le altre del presidente, vennero dichiarate obiettivi sensibili del terrorismo islamico e quindi coperte dal segreto di Stato. Ma le voci ad Arcore continuarono a circolare. Ci sono alcune leggende metropolitane, una delle quali è quella che, ad esempio, in quel mausoleo c'è una potenza installata dal punto di vista elettrico spropositata rispetto al fatto che lì ci siano solo delle tombe e quindi una piccola illuminazione. Qualcuno dice che lì probabilmente si potrà essere ibernati piuttosto che mummificati, quindi questo però, perché comunque questa non è una legge, non è un dato di fatto, la potenza installata nel mausoleo ha una dimensione tale che è spropositata rispetto all'utilizzo di una semplice tomba. Manie di un Bauscia milanese? Certo, si ispirò alla tomba del faraone Tutankhamen, che morì 18enne 3000 anni fa, ma anche agli eredi di Lenin. Colpiti proprio dal clamore mondiale seguito alla scoperta di quella mummia perfettamente conservata, decisero di imbalsamare il capo, sicuri che un giorno la scienza socialista l'avrebbe riportato in vita. Orson Welles, il genio del cinema, raccontò il magnate Citizen Kane nel film Quarto Potere e il suo castello trasformato in tomba. Simile a un faraone, il signor di Camdalù ha eretto molte pietre per segnare la sua tomba. Dai tempi delle piramidi, Camdalù è il monumento più costoso che un uomo abbia innalzato a se stesso. Il generale argentino Juan Domingo Perón fece imbalsamare sua moglie Evita e per lei concepì il più grande mausoleo del mondo. Gli argentini vennero chiamati ad ammirare i bozzetti, poco prima che un colpo di Stato ponesse fine alla follia. Oltre a quello di Arcore, pochi altri mausolei di capi resistono al mondo. Quello di Mao a Pechino, quello di Ho Chi Minh ad Hanoi, quello di Kim Il-sung a Pyongyang. La vita eterna, i patti di sangue, la stirpe. Tutta roba per psichiatri, esperti in sette, dietrologi. Chissà. Però così era Silvio Berlusconi ad appena 40 anni. Fragile, con la necessità urgente di costruirsi una storia e di far sapere agli amici che non li avrebbe traditi.